10 marzo 2018 Milano Roberto Massiccione, Zanda Sar operato luned. L'ultrarunner sardo, 60 anni, che durante una maratona estrema in Canada ha riportato il congelamento degli arti superiori e inferiori, subir l'amputazione di entrambi i piedi, della mano destra e di parte di quella sinistra. Operazione inevitabile secondo i medici dell'ospedale Parini di Aosta, dove ricoverato dal suo arrivo in Italia, a metà febbraio. Roberto Zanda racconta la sua operazione l'ultramaratona. Zanda aveva partecipato alla Yukon Arctic Ultra, l'ultramaratona in solitaria, la più fredda e dura al mondo. Una competizione estrema, durante la quale l'atleta si era allontanato dalla slitta dotata di GPS ed era finito in un fossato di neve alta fino all'ombelico. Bloccato e impossibilitato a dare l'allarme, sopravvissuto 14 ore nella foresta canadese con temperature fra i 40 e i 50 gradi sotto zero. Entrato in ipotermia e ha rischiato di morire assiderato. Ritrovato dai soccorsi e riportato in Italia, stato subito ricoverato ad Aosta, dove i medici hanno confermato il congelamento di 4 quinti di grado a mani e piedi. Le cure, nelle ultime settimane a Zanda sono stati somministrati farmaci anticoagulanti e vasodilatatori, i tessuti necrotici si sono mummificati, un passaggio necessario per procedere con l'intervento, oltre al chirurgo vascolare, a monitorare le condizioni dell'atleta ci sono un ortopedico, un neurologo e un fisiatra, che dovranno assisterlo nel processo di riabilitazione.